Allora, grazie a chi ha voluto e saputo organizzare questo inizio di memoria. Voglio considerare quello di questa sera come un inizio di un cammino di memoria, poiché le città e le opere vivono anche di memoria, e provo a dimostrare perché. Questa è un'opera che non è stata oggetto di atti vandalici, non perché c'è una protezione di Batman, ma perché è entrata nel patrimonio vissuto, conosciuto e desiderato della città, dei cittadini e anche di quelli che sono cittadini quotidiani. E il fatto che sia entrata quest'opera nel patrimonio collettivo percepito ha fatto sì che mai venisse resa oggetto di atti vandalici. Qualche piccola unghiata vandalica magari si vede dentro, ma fuori, nel rapporto, diciamo, di veduta, di visura, di sguardo che prende le misure dell'auro da parte di chi ci passa accanto e magari di chi lo osserva anche in orari notturni, mai si è pensato di realizzare maleficio nei confronti dell'auro, perché è come se avesse guadagnato una sacralità. E quando si fa memoria, dibattito, quando si tematizza insieme, quando si coltiva il discorso pubblico, alla fine il beneficio è esattamente questo, che l'opera è come se venisse patrimonializzata da ciascuno, tesaurizzata da ciascuno. Io sono venuto soprattutto per questo, perché voglio concorrere ulteriormente a questo lavoro di patrimonializzazione individuale. Qual è il valore di quest'opera e qual è l'ulteriore significato di parlarne in pubblico? Io mi ricordo quando tenni per testimonianza e come un testimone tutto un dibattito precedente che veicolava ambizioni, idee. Io mi ricordo dei giganti della riflessione collettiva di questa zona, cito un architetto per tutti che spero sia ancora in formidabile esercizio, Piero Ferretti, il quale accanto ad altre 100 persone di buona volontà di sicuro ha e hanno fatto sì che diventasse una priorità dell'agenda collettiva. Così come ci sono stati operatori delle istituzioni, del comune, quest'opera si è diventata rubricata come un bene del comune di Pescara perché ci fu un sindaco, Carlo Pace, che seppe farsene carico, e penso che una città come Pescara debba in questo momento rivolgere anche un ringraziamento con un applauso all'opera che ha fatto Carlo Pace rispetto a questo. Poi ci fu un rettore che non è sbagliato collocarlo stabilmente nella nostra memoria, un rettore di sicuro, uno, il rettore Umberto Crescenti, che aveva precise idee sul rapporto tra questa struttura, il suo ricordo e la vocazione universitaria di Pescara. E poi ci furono tanti che si misero, diciamo, al seguito, accanto, per fare in modo che riuscisse quella triangolazione economica, amministrativa, contrattuale che fece sì che questo bene dall'università passasse al comune. Se non ricordo male, prima ancora era della provincia, quando la provincia aveva consistenza e non aveva la piccineria di adesso dal punto di vista istituzionale, e mi pare che fece uscire da sé il bene aurum all'indirizzo dell'università, e poi dall'università si arrivò al comune dentro un accordo strumentale amministrativo che metteva insieme intrapresa privata, esigenza pubblica e la volontà di restituire antiche lucentezze, diciamo, giacimenti come questo. Io ringrazierei anche il presidente del TAR di allora, che si mise a favore di questo disegno di crescita di Pescara, ed era Catoni, un gentiluomo che si è occupato di sanità pubblica, poi è diventato magistrato amministrativo e che poi molto presto è stato richiamato dal Signore per un male incurabile che purtroppo nella modernità fa contare molte vittime. Poi è arrivato il turno nostro. Noi avevamo delle mura storiche, storicizzate, che diventarono piene di polvere e piene di rischio, rischio di caduta. Ci fu un dibattito lunghissimo, larghissimo e anche approfondito, come a volte accade, un dibattito che finì anche sul lettino psicanalitico. Tutti volevano fare qualcosa in più, ma c'era il rischio che non si facesse nulla. E ci fu un risoluto architetto, Sabatino Di Giovanni, con un geometra,
spero adesso di ricordarmi il nome, perché mi saluto tutte le mattine, Domenico Ballone, un gentiluomo di grande generosità, che si misero insieme senza supponenza e attivarono il procedimento che consentì l'idoneità dell'utilizzo di quelle risorse, 12 milioni di euro, che noi rastrellammo tra tutte le economie di tutti i cantieri. Cioè facemmo quello che fanno i commercianti, gli artigiani, scrutammo in centinaia e centinaia di cantieri precedenti tutte le microeconomie e facemmo un salvadanaio di 12 milioni di euro. Mi ricordo ancora un grande litigio tra me e un dirigente di allora che mi voleva fare spendere 1 milione di euro per la progettazione. Io mi rifiutai forzosamente di spendere 1 milione di euro per la progettazione dicendo che Sabatino Di Giovanni avrebbe curato la progettazione preliminare per poi fare sì che in una competizione sana l'imprenditore aggiudicatario curasse sotto la nostra attività di indirizzo la progettazione esecutiva che poi era quella che sarebbe stata la guida del cantiere. So che fu un'operazione spericolata, perché poteva uscire anche il contrario di sé, ma fu una perfetta progettazione ed una perfetta realizzazione, perché avemmo la fortuna di incrociare nella contrattazione libera del mercato un'impresa che aveva un vincolo morale con la città, ed era l'impresa di Vincenzo. Questa sera lo dico al comune, e non lo dico al sindaco, però lo dico al comune, ci doveva essere l'impresa di Vincenzo. Perché l'impresa di Vincenzo ci ha messo davvero responsabilità nel fare in modo che quest'opera non fosse solo un'opera che gli donasse il 12% di utili, ma che fosse un'opera che donasse alla città il recupero di questo giacimento. Che rapporto ha avuto la città con quest'opera? Secondo me il rapporto, quasi un rapporto carnale rispettoso. Cioè la città ci si è trovata dentro, è venuta molta parte della città. Quest'opera secondo me ha consentito l'espressione del cognome di Pescara. Se io dovessi dire quali sono le opere che identificano Pescara, questa è una delle 4 o 5 opere che identificano Pescara, perché era così nell'attesa, nell'aspettativa, ed è diventato così anche nella vita, nell'esercizio. Come si onora adesso il decennio di vita di quest'opera o di nuova vita, togliendo la ex davanti, che ci fu anche un dibattito stratosferico sul mantenimento della ex. Per me non c'era nessun problema se rimaneva la ex davanti. Voi sapete che si chiamava ex aulum, poi ci fu un pirotecnico dibattito culturale sul toglimento dell'ex. Io non credo che si onora l'aulum aggiungendo o togliendo l'ex, ma facendo in modo, per esempio, che ci siano ulteriori opere che si muovono lungo la dorsale di questa qualità di recupero. C'è ancora molto da fare a Pescara, e qui il fatto che ci sia, diciamo, la presenza impegnata questa sera del sindaco, di più di un assessore, almeno due ne riconosco, non so se ci sono ulteriori assessori in ingresso presso il comune di Pescara, ci sono anche collaboratori diretti del sindaco. Noi dobbiamo fare in modo che anche altre opere entrino nell'agenda dei recuperi. Per esempio potrei dire che onorerebbe questo sforzo di memoria sui 10 anni dell'Auro se noi facciamo i compiti a casa rispetto all'ex Cofa e all'ex Fea. L'ex Cofa abbiamo detto che è stata una demolizione ricostruttiva, cioè lì coniamo un termine di demolicostruzione. Così come l'ex Fea deve trovare una capacità di risorgenza e di rinascita che generi un rapporto emotivo col meglio di sé della città. E poi permettetemi, l'aulum ha colto nel segno, anche quando è diventato decadentemente il luogo dove si sposano le persone. Io mi ricordo anche su questo il dibattito sì o no ai matrimoni. Poi Pescara ha trovato la possibilità di fare sposare le persone davanti alla grandezza e all'infinito del mare, e quello mi ha prodotto più simpatia. Però so che si fanno queste cose anche per determinare il rispetto della sostenibilità economica che impone la vita di strutture come questa. A me piacerebbe, per esempio, che l'aulum concepisse accanto a sé qualcosa che parli ai bambini. Io mi ricordo, per esempio, quando la biblioteca provinciale di Pescara, sanamente retta dal dottor Fimiani, si ingrandì fino a concepire uno spazio ragazzi,
Le generazioni dei genitori e dei ragazzi, grazie allo spazio ragazzi, sembravano straordinariamente rinate e ritrovate. Poi però quello spazio ragazzi e la biblioteca ha conosciuto la sua chiusura. È immaginabile che nasca nelle vicinanze di Aurum qualcosa che estenda la capacità di funzionamento dell'Aurum anche per i bambini e per i ragazzi. Io adesso non sono un accademico della riuscita Università di Architettura di Pescara, quindi il mio compito è di formulare indirizzo, stimolazione. Mi piacerebbe che nascesse, come fece e seppe fare tra gli altri, tra i tanti, mi ricordo questo nome per la sua generosità, Piero Ferretti. Accanto al tema dell'Aurum, Ferretti si pose anche il tema di come fare rinascere e cucire i tanti spazi della Pineta d'Annunziana, facendo in modo che la Pineta fosse grande, accogliente, morbida, e bella, e luminosa, e spaziosa, e verde, e colorata, facendo in modo che l'opera di recupero non fosse soltanto un cantiere, ma un cantiere delicato e rispettoso. E ci siamo riusciti perfettamente, anche quando è diventata una grande realtà. È possibile che i professionisti migliori di Pescara, quelli che non operano a chili, si facciano carico di pensare qualcosa qui per i ragazzi e per i bambini? A me piacerebbe, come nella festa cristiana, che quando si fa festa anche ad un'opera, la festa non sia soltanto di soddisfazione per il già fatto, ma la festa sia anche l'occasione per assumere nuovi impegni. E il nuovo impegno, secondo me, deve essere concordato. Io sono venuto qui per dire che anche i poteri, quando partecipano al ricordo, devono essere poteri che partecipano ad assumere impegni. Io non credo che ci sia un modo di amministrare che sia apprezzabile, legittimo e legittimato se non si assumono impegni. Certo, poi gli impegni vanno mantenuti, ma io mi ricordo un parlamentare di lungo corso, non della mia parte politica, Sospiri, che diceva che i grandi risultati sono frutti di semina, e la semina è la messa in esercizio del seme, e il seme è a volte irrilevante rispetto alla grandezza del grande risultato. Noi dobbiamo riseminare, perché per adesso stiamo vivendo, diciamo, di raccolto che viene e ha origini da molto lontano. Dobbiamo continuare a fare semina. La semina si nutre di intuizione, ma si nutre anche di grande dibattito, di confronto, anche perché se la gente non si confronta, coltiva l'odio, semina la distruzione. Purtroppo c'è tanta distruzione in giro, che è nutrita da un'ignoranza grassa formidabile. Poi nascono i mostri, vanno in giro un sacco di mostri anche nel dibattito politico. Io mi auguro che ci sia proprio una specie di presa in carico delle questioni che sono aperte e dei vuoti che ci sono, in maniera tale che tanta gente si metta a discutere, come è accaduto a Pescara negli anni 80, negli anni 90. E poi c'è stato un grande quantitativo di risorse che aveva la forma delle idee. Concludo con due annotazioni. Io non posso non ricordare che a fare auguri a quest'opera venne quello che allora era giudicato il più bravo sindaco del mondo, Pasqual Maragall, un socialista del lavoro di Barcellona, che poi è diventato anche presidente della Catalogna, uno che crede molto alle autonomie, e per autonomia lui intende non il distaccamento di qualcosa da qualcos'altro, ma pensa all'autonomia come una continua riflessione critica, come un continuo mettere in discussione a partire da se stesso. Venne Pasqual Maragall, che adesso sta molto male, spero che non mi si dica che sono io il portatore di queste malattie che riguardano quelli che entrano con noi a contatto, è molto adulto, adesso ha fondato anche una grande associazione mondiale che cura la patologia gravissima che attacca a un certo punto la vita delle persone. Bene, mi ricordo Pasquale Maragall che mi disse: la struttura è bellissima, ma varrà molto quanta vita ci entra dentro. Ecco, io penso che le comunità, e davvero concludo, sono fatte di storia, sono fatte di diritto, di PIL, di economia, sono fatte di demografia, come ci ricorda sempre Mattoscio, ma le comunità sono fatte di vincoli. E tra i vincoli, per i vincoli, ci devono essere i progetti che si fanno carico delle ambizioni, dei dolori, dei bisogni. L'Aurum è stata la risposta ad una grande aspettativa che aveva Pescara. Vedete, l'Aurum è un centro
di Pescara, ma l'aurum è anche, diciamo, la definizione di un rettangolo formidabile che comincia, a mio avviso, da dove sta adesso la caserma di Cocco. La caserma di Cocco in quei 2000 giorni diventò per la parte verde uno spazio della città, dei bambini della città, delle famiglie della città. Poi abbiamo fatto in modo che ci fosse dell'altro lungo questo spazio, una rivitalizzazione dell'università, fatta salva una certa interruzione. Noi dovremmo continuare a infrastrutturare e arricchire questo formidabile rettangolo di formazione dei saperi. Per esempio, la parte spaziosa, murata della caserma di Cocco è bene che subito entri nella proprietà dei beni della città. Arriva tra qualche giorno il nuovo procuratore della Repubblica di Pescara. Io mi auguro che il nuovo procuratore della Repubblica di Pescara faccia come fece allora, tanto tempo fa, a favore della città, il presidente dell'allora Tribunale di Pescara Grilli. Noi abbiamo un valentissimo presidente del Tribunale, Angelo Bozza, adesso è arrivato uno stimato procuratore della Repubblica. Mi auguro che non ci sia nessuna esigenza di gigantismo nei numerosi metri quadrati di spazi della cittadella giudiziaria e che si possa ospitare lì quel poco personale che sta dentro le mura della caserma di Cocco. Io so che alcuni sostituti procuratori sono a favore, so che il presidente del tribunale è a favore, mi auguro che sia a favore anche il nuovo procuratore della Repubblica prima che abbia in apprezzamento la dimensione del gigantismo dell'edilizia giudiziaria, che non fa bene a nessuno il gigantismo, perché è una prova di decadenza anche di una istituzione così seria, perché è più difficile comporre nuove triangolazioni di beni. Quella cosa lì determinerebbe un ulteriore completamento di questa straordinaria realtà che si apre dalla caserma di Cocco e si conclude con Piazzale dei Lauri, passando per il valore della Pineta d'Avalos e poi naturalmente per questo luogo magnifico di cui stiamo parlando. Io poi vorrei col sindaco essere utile alla città per fare in modo che la caserma dei Vigili del Fuoco cessi di essere come localizzazione una barzelletta, perché la localizzazione della caserma dei Vigili del Fuoco lì è una barzelletta, e lo dico davanti ad un servitore emerito dei Vigili del Fuoco come l'ingegnere Ambrosini, ma io non credo che la caserma dei Vigili del Fuoco debba stare nella cristalleria diventata tale della città. Deve stare in un luogo di pregio della città, ma un luogo che è facilmente servito dalla grande viabilità che deve offrire rapidità e velocità per arrivare ai punti di criticità. C'è una partita documentale anche su questo fronte che è partita, il prefetto Frattasi è d'accordo che questa è una priorità, un parlamentare ridente della regione Abruzzo ha fatto un'interrogazione giorni fa, Razzi, io ho anche questo documento. A questa interrogazione il prefetto direttore già ha risposto che per loro il sito più conveniente, più funzionale è quello di via Pantini o via Pantini. Quindi per la prima volta ufficialmente si fa una scelta di un sito. Io non sarei neanche contrario se dipendesse da me la scelta, purché però quel bene entri in questo speciale luogo magico della formazione che inizia dalla caserma di Cocco. Io così vorrei che la città di Pescara onorasse, attraverso l'impiego corretto dei poteri della città, i 10 anni di aurum. Noi dobbiamo gettare il sasso sempre più avanti, facendo in modo che mai i luoghi che inauguriamo con l'uso delle risorse pubbliche si riempia di materassi. Io in un paese della regione Abruzzo ho visto un luogo che è stato molto, diciamo, esigente circa l'impiego della finanza pubblica regionale, e adesso l'ho visto pieno di materassi. Mi sono fatto il conto, il parcheggio di materassi, quanto è costata la finanza pubblica regionale. Cioè una maniera di riempire di niente un bene che è costato molto. Abbiamo poi il compito di riempirlo con la vita. Auguri all'aurum, speriamo che questa stagione, diciamo, di memoria abbia anche momenti pubblici, magari a contatto con la qualità dell'aria estiva, per fare in modo che davvero questo ci possa impegnare e vincolare rispetto a nuovi traguardi. È una stretta di mano a chi
in questi anni ci ha pure lavorato al personale, so che qui Licio Di Biasi ha fatto grande parte della sua opera, i suoi più stretti collaboratori di Jacopo, Paola Marcheggiani, naturalmente Marco Alessandrini e i tanti che continueranno a dispiegare qui la propria attività lavorativa. Grazie Presidente, ora andiamo tutti, ci spostiamo per scoprire insieme la targa Antonino Liberi con la quale gli intitoliamo il Cursaal dell'Aurum e subito dopo torneremo qui a vedere il video Aurum, la fabbrica delle idee a cuore di Sergio Camplone ed Erminia Cardona. Grazie.